Signor Sindaco, in questi giorni molte polemiche su internet, impazza il tamtam riferito alla TARES e a una presunta mancanza di rispetto delle regole sulla privacy, e soprattutto c'è anche in extremis anche la questione degli alberi in piazza Abro. Ma diciamo che probabilmente chi fa queste polemiche non conosce né le norme diciamo del diritto né quelle della natura. Le norme del diritto impongono che tutti gli atti relativi alla fiscalità locale siano pubblici. Qualsiasi cittadino può andare presso gli uffici e conoscere quanto paga di TARES Marco Galdi, ma ora credo che lo sanno tutti già perché già impazza su internet la mia cartella, o quanto paga Antonio Di Martino o qualsiasi altro cittadino. Quindi non sono certamente dati sensibili. I dati sensibili li definisce la legge, sono dati che riguardano la sessualità, che riguardano condizioni personali, sono altre cose che però, come dire, probabilmente chi ha proposto questa questione ignora, così come chi propone la questione degli alberi ignora le leggi della natura. Gli alberi vanno espiantati in questo periodo dell'anno. Se avessimo atteso per l'espianto il momento in cui i lavori di riqualificazione di Piazza Abro fossero arrivati proprio alla piazza e quindi fossero completati, quella è la viabilità che invece stanno per partire, sicuramente gli alberi sarebbero morti, perché in questo periodo dell'anno è possibile espiantarli e reimpiantarli, come di fatti sono stati reimpiantati nell'area del velodromo cittadino, dove peraltro proprio questa mattina i giornalisti saranno accompagnati per vederli. Ovviamente hanno avuto un certo shock, perché quando c'è un espianto un certo shock, ma sicuramente data la natura anche la pianta riusciranno tutti a reimpiantarsi felicemente in un'area dove potranno crescere senza vincoli e soprattutto senza il pericolo di essere espiantati nel periodo estivo, quando poi la loro morte sarebbe certa. Quindi difendiamo sia la natura espiantando gli alberi quando è il momento, e rispettiamo anche la trasparenza amministrativa, perché chiunque può accedere agli atti della TARES di chiunque.